La centrodestra si è confermato alla guida della regione, la Lega sta facendo un buon risultato in base ai seggi scrutinati, sezioni scrutinate fino a questo momento. Qual è il suo commento? Il commento è positivo perché sia a livello di partito stiamo andando bene, stiamo reggendo quella che era la grande ondata del presidente Toti, che comunque sta facendo un ottimo risultato, sinonimo e sintomo di un lavoro capillare importante fatto in questi 5 anni. Noi ci siamo confermati sulle percentuali che avevamo previsto, il 20-22%, quindi non è ancora finita. Personalmente, in base ai seggi scrutinati, sono primo in assoluto in Provincia d'Imperia. Però sicuramente poi le realtà territoriali delle città più importanti vedranno magari assottigliarsi, se non addirittura invertire questa momentanea leadership. Vabbè, Quindi, non poniamo limiti alla no. provvidenza proprio in questo momento. Siete contenti? No? Vi siete riconfermati alla guida della Regione Liguria? Assolutamente sì, quello che conta è riuscire a proseguire per altri 5 anni quanto di buono è stato fatto. Credo che sia la prima volta nella storia di questa regione che il centrodestra per 10 anni amministra la regione, quindi non è un'occasione sicuramente da non perdere per portare avanti tutti quei progetti importanti che riguardano soprattutto il nostro ponente, il nostro entroterra. Ecco, la mia azione politica, se verrò riconfermato, sarà quella di fare un'azione importantissima, come non si è fatto forse in passato, per potenziare le nostre realtà dell'entroterra che, malgrado abbiano delle realtà economiche, industriali, artigianali, e commerciali importanti, probabilmente non sono asservite da quelle infrastrutture degne di questo nome che possano permettere un ulteriore sviluppo. Hanno risentito poco della crisi che c'è stata, hanno continuato a dare importanti sbocchi e possibilità di lavoro per tutta una serie di persone, soprattutto giovani, quindi dobbiamo avere massima attenzione, massimo rispetto di queste realtà imprenditoriali e cercare di aiutarle per quanto concerne la nostra azione politica.